ancora adesso tutte le manifestazioni in Italia sono, devono subire la situazione del Covid, perché faccio un esempio, nei primi tre mesi non si sono svolte manifestazioni e tutte si sono dovute spostare e ricominciano in questo momento. Questo vuol dire che c'è un sovraffollamento del calendario. Per esempio, la settimana precedente c'è la mezza di Verona, la settimana seguente la nostra c'è la mezza maratona di Milano, che sono le due più importanti del panorama nazionale. Perciò questo si avrebbe potuto schiacciare a tal punto da avere 10 iscritti. Ecco, e invece ci ritroviamo a questo punto a quasi ai numeri degli anni precedenti. Non arriveremo al migliaio di persone, però credo, spero, almeno 800, che vuol dire, insomma, che è un successo, veramente un grande successo. Ecco, si risentite ancora un pochino della situazione di sicurezza a livello pandemico? Voglio dire, com'è stata l'organizzazione post-Covid, diciamo? Allora, questo è un momento particolarissimo, perché fino a oggi, diciamo, c'erano ancora praticamente le normative che riguardavano fino a fine aprile. Dal primo di maggio cambiano, abbiamo visto appunto con proprio le ultime, adesso le ultime decisioni del governo. L'unica cosa che è rimasta è l'utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti chiusi, il che vuol dire per la nostra manifestazione, vuol dire che tutti gli atleti che vorranno usufruire dello spogliatoio, delle docce, e quest'anno siamo entrati in un posto favoloso che sono le due palestre nuove dell'ex laboratorio Pontieri, che è di fianco al Daturi, sono fantastiche. Ecco, ma chi entrerà lì dovrà indossare la mascherina, e questo è davvero l'unico limite previsto adesso, perché invece fino a 15 giorni fa ci voleva il Green Pass, ci voleva un'autocertificazione, insomma ci volevano tante cose che adesso non ci sono più. Quindi questo semplificherà molto. Le difficoltà ci sono comunque, perché il Covid, cioè vediamo quante persone hanno il Covid, per le regole giuste della FIDA, quando uno si prende il Covid, se aveva il certificato medico si interrompe, bisogna poi dopo rifarne uno nuovo. È abbastanza complesso, quindi questo ha determinato in tutta Italia una grande diminuzione del numero di iscritti alla federazione. Poi invece d'altra parte abbiamo un grandissimo successo di quelle che sono le manifestazioni collaterali, prima di fare tutti la mini maratona. Ecco, appunto, proprio poi la lascio andare, però è doveroso un accenno appunto alle scuole, che sono sempre le protagoniste. Ebbene, quest'anno ancora di più, perché quello che diciamo temevamo per gli atleti della mezza maratona poteva aver senso temerlo anche per le scuole, la partecipazione soprattutto dei bambini e delle famiglie. Invece abbiamo aumentato il numero dell'ultima volta, cioè del 2019. Sono 2.400 bambini con genitori e insegnanti, arrivano a 4.500 persone già iscritte, il che vuol dire che quando i maratoneti passeranno sul pubblico posteggio si troveranno in una situazione favolosa, cioè passeranno in mezzo 5.000 persone, perché si aggiungono anche quelli di un'altra camminata, che è la camminata delle associazioni, quindi in mezzo 5.000 persone che li accoglieranno. Radio Sound sarà lì, perché da sempre Radio Sound è la protagonista di questo momento, ed è veramente il momento più bello e particolare, è quella che caratterizza la nostra manifestazione.